Signore e signori, buongiorno. Volevo lanciarti via, però visto che ho il caffè in mano. Ah, sarebbe stato bello. Questo round si apre che dobbiamo fare il video blind box e non abbiamo la blind box, ce la dobbiamo completamente improvvisare, vero Frank? Vero. Dammi un po' di sostegno, cioè fammi un po' da... Dobbiamo creare la blind box, questo solo che non abbiamo neanche il progetto, nel senso noi abbiamo comprato un po' le cose random e vediamo mettendole insieme cosa esce fuori. No, Frank, tu non mi stai aiutando. Questo è il telo. Vabbè, mi stai insultando? Rasato. Ci stiamo insultando perché a testa di cocco io il progetto per la blind box ce l'avevo, però di che fine hanno fatto questo progetto? Non ne ho la più palla. Aspetta, forse ce l'ho ancora, aspetta che forse ce l'ho ancora. Aspetta. Un attimo. Benvenuti in questo nuovo backstage. Una volta esisteva un progetto per creare una scatola che servisse a fare questa puntata, ma l'ho usato per fare il riscaldamento in casa mia. No, mi ci sono spuzzato un c***o. Non te l'avevo usato come gattigino. Niente, non trovo il progetto. Partiamo con la costruzione della blind box. Vai. Allora, io a disposizione ho questo cassone. No, dai, ti prego, me lo sfondi. Posso darti un aneddoto? Sì. Stamattina sono andato a fare i prelievi. Via. Non è mai bello. Fatto male. Sono andato a fare i prelievi. No. Sono andato a fare colazione al bar dell'ospedale, l'ospedale Bellaria, che saluto, Salazzaro di Savena, e praticamente ho chiesto una spremuta e la barista è andata a guardare, a controllare, poi dopo un po' torna e fa: c'è rimasta solo un'arancia. Ma non ci fai una spremuta con un'arancia? Cioè, ma no, ma poi scusa, alle 9 del mattino in un bar solo un'arancia. Vabbè, c'è anche da dire che se tutti fanno il prelievo e tutti chiedono la spremuta, sì, in effetti l'arancia però finisce. Non dirmi c'è rimasta solo un'arancia, dimmi guarda, non l'ho ordinata ieri sera, mi sono scordato di ordinare l'arancia. Ammissione di colpevolezza. No, e dopo però vedevo che aveva una montagna di altre cose. Ma scusa, ma quelle cosa sono? Mi fa: ah, se vuoi ti posso fare la spremuta con un'arancia e tre pompelmi. Ma è buono, un mix tropicale, bello, detto, però. Ma sai che l'hai provata? Sai che l'ho provata. Ed era buona? Era buona perché c'era quel amaro del pompelmo misto a quel po' di arancia dolce. Quindi hai scoperto... Vi consiglio da oggi in poi di... Ma quindi in realtà... Scusa, ma cosa sta facendo? Ma cosa state facendo, ragazzi? Ma cosa state facendo? La mia blind box! Lasciami andare! Via! Comunque sì, spremuta di pompelmo, ve la consiglio, e arancia, grazie. Quindi ora fodero questa scatola. Non ho ancora in mente minimamente il progetto, ma poi in realtà se devo fare una missione mi sono stati tagliati i fondi. Cioè, nel senso, io avevo un progetto molto più bello, molto più ampio, ma quando siamo andati poi a comprare la roba mi hanno tagliato i fondi, quindi mi hanno fatto comprare una scatola di plastica e hanno detto tonno arancia. Noi lo foderiamo sui bordi. Dai! Che cosa? Più coglione. Ah. Pensavo di foderarlo sui bordi. Spremuta di pompelmo, buonissima. Ho capito, ma cioè questa scatola deve stare così o al contrario? No, deve stare così. Porca. Ah! Ragazzi, spacchi la schiena. Cosa succede qua? Bordi qua. Dai! Abbiamo. Basta, finito, non verrà il video. Allora, siamo arrivati a una soluzione. Praticamente metteremo il telo così, con un po' di scotch, senza starlo a fissare troppo, e il pavimento della blind lo faremo con l'erba. Grande idea, Frank, bravissimo. È tua. Ho schiavizzato Frank, che mi sta facendo il tappetino della blind box. E qua, niente, è come ho alla fine fissato la blind box. Ok, non è molto professionale. Non è... Perché? Ho capito, nel senso, mi avete dato sti materiali qua. Cosa è successo? Calo di pressione per Frank. Alziamo le gambe, Frank. No, sto a poco. Ma perché li tiri sulle gambe? Ma si tirano sulle gambe quando sta male? No, non si. Ma tutto bene? Ma veramente calo di pressione. Ma ti metto a fare qualcosa di più semplice per tagliare un tappetino se mi devi morire. È che stavo chinato. Ho capito, Frank, cazzo. C'hai 24 anni. Dovete sapere che io da un po' di tempo che non riesco più a montare sul mio Mac, perché la situazione è questa. C'è così tanta roba, addirittura tipo delle icone una sopra l'altra, che è completamente inchiodato. E quindi oggi il buon Nicolas mi aiuterà a svuotare il computer per renderlo fruibile di nuovo. Cosa che in realtà voglio fare solamente io, adesso non lo vorrebbe neanche fare. No, io vorrei montare su quei computer là, che non li ho mai usati, devo usare il mio. Ci tengo il tuo computer. Non è perché vuoi tu i computer là, vero? No, voglio che stia bene, ti giuro, sì. Sto male per lui, guardatelo. Mi fa pena. Effettivamente fa un po' pena, sì. Ci sono 11 giga disponibili su 500. Guarda che prima erano 3 giga. Erano 3 prima? 3 giga, hai solamente chiuso le applicazioni, aveva 11 progetti di Photoshop aperti. 3 settimane fa Frank mi ha appena sbagliato le misure del tappetino. Ho capito, ma hai sbagliato le misure del tappetino. Guarda lì. Sono stato largo un calo di pressione. Ma no, come un altro calo di pressione. Ma veramente. Mentre io sto facendo le rifiniture, Frank ha sbagliato completamente il tappetino. Frank, fai vedere cosa hai fatto. Dai, Frank. È venuto un po' stretto. È venuto un po' stretto. Niente, devi far da capo. Da capo, Frank. Ma di pressione. Frank, ma quanto è figo. Quanto è figo. Un barbiere hipster. Sei bellissimo, no, te lo giuro. Guarda che impazziranno le
donne di Around. Mentre qua dietro preparano la scatola che ci servirà nella puntata, sistemano il computer di Nelson, montano dei video, io vi faccio vedere gli ingredienti che abbiamo comprato per questa puntata, appunto. Allora qua abbiamo un po' di cose che devono stare fuori dal frigo, infatti come vedete questa è una busta e le buste devono stare fuori dal frigo, non mettete mai le buste in frigo. Abbiamo del sale, del cioccolato, glassatura di cioccolato, del cocco, dello zucchero a velo, dei lombrichi fusi al fusibile di fonduta al formaggio. E invece in frigo abbiamo le cose che stanno in frigo: un bel pesciaffo, del fegato, pasta di pizza, gorgonzola sotto forma di uova, un'arachide e della pancetta. L'unico problema di oggi è che avevamo ordinato uno di quegli attrezzi che servono a prendere le cose, tipo quelle robe lunghe così che le premi e prendono le cose, non so come si chiamino, bracci, prensi, non lo so. Però c'è stato un problema nella consegna, sarebbe dovuto arrivare ieri, non è arrivato niente, abbiamo scritto ad Amazon e quindi dovrebbe arrivare oggi, in ritardo. Speriamo che arrivi perché è un oggetto fondamentale per questa puntata, se non arriva chiudiamo il canale. Cosa stai facendo, tonno? Stavo cercando di fare un punto interrogativo ma è venuta più una falce. Vabbè, comunque Frank ha finito il tappetino che questa volta dovrebbe essere perfetto. No, tonno, mi metti un rullo di tonno. Andiamo ad assistere in diretta all'applicazione del tappetino, sembra di essere a Wimbledon. Beh dai. Bravo, perfetto. Frankie, bravissimo. Perfetto. Lo scotch. Io adesso non l'avevo visto prima, però stavolta mi sembra perfettamente combaciante. Guarda che figo. Vabbè. Ma ti neanche così. Però sai che non è male. L'aria gioco. Potrebbe bello. Essere. No, sai come si chiamano questi diorami? Ma scusate, diorami. Perché questa scatola non la chiudiamo e ci facciamo un acquario? Frank ha sempre desiderato comunque mettere in funzione i suoi Lego e finalmente ci ha riuscito. Questa cosa come fa un ragno? No, non ho idea. Secondo me i ragni non fanno verso. No, tu non l'hai messo troppo. Ma l'hai messa al contrario, più che altro. Ma guarda. Ma scusatemi, ma non è al contrario. Ma lo sapete che è al contrario, vero? È al contrario. Perché è al contrario. Tagliato da dietro. No. Non ve ne eravate accorti? No. Ma come? Vabbè, regalo. Frank, è colpa tua. Specchiamo il video. Ma cosa vuol dire specchiamo il video? Ma non ho parole. Ma è al contrario. Io però ragazzi ho un carpentiere che non sa neanche qual è il dritto. Secondo me è più figo, chi ce l'ha un punto interrogativo? Lasciamolo così, è più originale. Ma tutti commenteranno un punto interrogativo al contrario, fighissimo. Ci sta. Ma viene po'... criticato il mio progetto, viene criticato, no, la mia blind box. No, mi raccomando, pulisci al contrario, Frank. Qualche problema? No, no, nulla, no, nulla. No. Pare che mi hai rovinato tutta la blind box. No, vai, vai pure, pulisci. Tu? Ma l'hai fatto, me l'hai stampato tu. No, l'ha stampato Nicolas. Vero? Hai stampato tu. Che cosa c'entra? Quindi tu sapevi che avremmo fatto al contrario e no, non dovevate semplicemente, dovevate ritagliarlo e girarlo. Tu lo sapevi. Dovevate girarlo. Lo sapevi. Hai rovinato il progetto di una vita. Io ci penso da anni. Ritagliarlo. Penso da anni a questa blind box. Girare il foglio. Hai ragione. Io e Dario andremo a comprare un oggetto che non c'è arrivato per la puntata. Sto provando a vedere dove si potrebbe comprare. Abbiamo comprato delle pinze. La risposta è non ne ho la più pallida idea. Io andrei dai cinesi. I cinesi hanno tutto. Andiamo a provare dai cinesi. Sì. Siamo in viaggio. Siamo alla ricerca della pinze, sì. Pinze. Stavamo dicendo, ma tutte le volte che ordiniamo qualcosa su Amazon di inutile arriva nel giro di 5 minuti. 2 secondi. Stavolta abbiamo il corriere che ci entra dentro l'ufficio senza neanche suonare, sì, il campanello. Questa volta il corriere si è perso. Ed è una cosa fondamentale per la puntata a cui non vogliamo rinunciare. Quindi adesso ce l'andiamo a prendere. Abbiamo trovato qualcosa che potrebbe fare al caso nostro. È un pinza barattoli. Bellissimo. Questo è quello che serve a Frank? Quello è quello che serve a Frank. E niente, abbiamo aperto. Questo è quello che serve a Frank. Quello è quello che serve a Frank. Grazie. No, comunque ci hanno detto che ce n'è anche al reparto giardino. E adesso andiamo a vedere. Quali ci però questo è molto bello. Perfetto signori, abbiamo preso le pinze. E dicevamo che siamo sicuri che nel momento in cui torneremo all'ufficio ci arriveranno le pinze che avevamo ordinato da Amazon. Ma questa è la vita. Questa è la vita, è fatta così. Sembra tipo un ragno. Vero? Fatti pigliare il nasino. Fatti pigliare il nasino. No, 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 no. Ma mi fa malissimo. No, 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 non ti fa male. Ah, oh, i capelli. Volevo prendere. L'hai ucciso. Volevo prendere le cuffie. Quanto è bello avere delle pins. Adesso prendo anche le calze. No, 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 no. Cosa fai? Cosa fai? Oh, oh. Bic, non fa, non fa. Aspetta. La lascio, vai, pinzala. L'hai pinzata? Vai. Ho la telecamera. Ho un mega coso, un mega braccio. Ma è perfetto. Tu sei pazzesco. No, no, è perfetto. Guarda come hai preso il video. Abbiamo un selfie stick. È utile, dai. Pinza Frank, pinza Frank sul nasino. Pinzagli le bretelle. No. Pinzalo, pinzalo. Dai, pinzalo. Guarda la spassa. Fai finta di essere un cacciatore, Vic. No, 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 Frank, Frank. No. Tonno. Io lo sapevo che sarebbe andata in questo modo. Sono le pinze. No, 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 no.
No, no, aprilo, aprilo, e voglio vedere. No, non c'è paragone. No, non c'è paragone. Non c'è paragone, l'abbiamo svoltata, tonno. No, guarda, non riesco neanche a prenderla in mano. No, no, dai, dai, guarda. Guarda. Adesso, vabbè, magari ci poteva essere. Cioè, che schifo. No, fidati, non la voglio neanche vedere. No, ok, però dico, nel senso... Sono contento del nostro acquisto. Vero, però l'abbiamo pagata. Guarda, l'abbiamo pagata, dai, magari ce la rimborsano, ce la rimborsano. Dario, no, Dario, 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 ce la rimborsano. E vabbè, fatelo sparire da questo ufficio. Va bene. È più precisa questa. Grazie. Daglielo. Oh, oddio! Come hai fatto? Eccoli! I vincitori della giornata. No, 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 resta pur lì. Cioè, si è appena sentito rumore di piatto spaccato. Vuoi rivederlo? Che faceva tutto il gradasso con me, oh. No, aia! Bravo, pinzami tutto. Sai, sai cosa mi ha sempre detto? Eh. Ma tua nonna, che la soddisfazione più grande... Sì. È proprio come si può, in realtà. Nick! La soddisfazione più grande la ottieni quando rompi una scoviglia. Ma non è vero. Ma io ho avuto solo paura. È che non, cioè, diciamo, non era minimamente programmata questa, no, cosa. Guarda. Molto la Logan Paul. Peggio della volta che ho spruzzato l'estintore. È vero, è quasi, no, peggio di quando ho spruzzato l'estintore. È che qua non posso neanche scrivere test del piatto. Cioè, è stata proprio una cagata. Come una cagata? Vabbè, dai, scusati. No, è vero, ma scusati e di che non si può fare questa cosa. Non ho fatto la cara. Non si può fare. Ma no, che non si può fare. Ma scusa, Cesare, guarda che casino. Però io un po' adesso voglia di farlo, ce l'ho. Dai, fallo. No, 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 rega, rega, rega. No, 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 veramente. Dai, no, no, rega, rega. No, 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 Cesare. No, 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 Cesare, 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 Cesare. Queste cagate lasciamole a Logan Paul. Sono arrivato alla conclusione che far tutto con le pinze nella vita è molto più bello. Tipo spazzare, che è una cosa noiosissima, farlo con le pinze diventa ludico. Diventa mega ludico, ti senti un robot. E sei anche bravo, ti dirò. Grazie, ma perché ci sto prendendo la mano. Diglielo, diglielo che cosa c'è in descrizione. In descrizione, ragazzi, trovate il link per queste meravigliose pizze. Queste no, perché le abbiamo prese in un negozio, ma queste che le abbiamo prese su Amazon, trovate il link in descrizione. Se volete spazzare anche voi con questa maestria. Le pinze hanno preso il sopravvento e ora tutti le vogliono usare. Grande Cesu, che si fa il caffè con le pinze. Vai Cesu, bravo. Ah, lo vuoi bere con il braccio, sei un pazzo. Fai vedere. Lo sapevo, guarda. Sei un danno oggi, Cesare, sei veramente un danno. Non ci posso credere. Però è intera la tazza. La tazzina è intera. Facendo i cretini abbiamo... sì, sì, dai, vieni a vedere. Stavamo facendo per la creatività. Quello è il risultato. È stato Cesare, io vorrei specificare che è stato Cesare. Devo fare la puntata tutta smacchiata. Dario se l'è un po' preso, mi sa. Sta... Dov'è Dario? Dario? Sta nascondendo un'arma contundente. Cesare? No, pulisco subito, però che non lo volevo fare. Bello. Piccalo! Potrei fare lo zombie? Non beh, sei bravo infatti, bravino. Ci sta, con lo zombie che si porta dietro. Schegge nel posto. Su serio? Vabbè, dai, dettagli. Ne vale la pena, per il cinema si può fare tutto. Via i cellulari, via i cellulari. Oh, no, scusa, ma cosa stai facendo? Per rompere. Sì. Dai, ma mettetela tutta, scusa. Aia! Perché si è rotto con l'orzo, si è macchiato con l'orzo, abbiamo dovuto... Aia! Oh, ma... Oh! Ho creato un sacco di problemi all'interno dello studio. Dammi qua. Dammi! Io ho paura di queste cose. Aia! Ragazzi, ordine! L'ho preso! Ordine! 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 Beh, ragazzotti, ora vi assaggiate i piattini, eh. Ah, io te lo dico, te lo assaggi tutto. Sì, 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 assolutamente. Una volta che posso evitarmi di mangiare. No, no, no. Avevamo promesso che su Around avrebbero trovato il vostro assaggio. Dai, almeno dai un bocconcino. Dai, piccolino. Anche tu devi assaggiare il tuo piattino, eh. L'avete valutato male, ho un po' paura. Ma no, vai tranquillo. Ma guarda che non era malvagio, solo che non era considerabile un piatto. È tutto crudo, si vuole. No, ma non era. Secondo me non era malvagio. Comunque, prima di assaggiare, posso farti vedere una roba? Certo. Prima Nicolas mi stava sistemando il Mac. Sembra nuovo. No, qua è ancora vecchio. Lì è ancora sporchino. Qua devo pulirlo ancora. Era tutto sporco e qui era pieno di roba, adesso è vuoto e come nuovo. Sembra nuovo. Ma perché dirlo? Vieni qua, vieni qua. No, 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 no. Oh. Come nuovo, anche Nick. Anch'io sono come nuovo. Ma perché dirlo? Tu starnutisci sul computer e non pulisci. E non solo. Vabbè. Io ti giuro, sono rimasto molto sorpreso da questo piatto qua. Non pensavo. Il fegato unisce i sapori. Ho un brevidino alla schiena. Aspetta.
Quello che rovina è il cocco. Cocco rovina un pochettino. Il resto è buono. Avrebbe solo bisogno di un pochino più di anima. Mm. Cioè qualcosa di un pochino potente. Assaggiamo il mio però. Perché sì, assaggiamo il tuo, dai. No, dai, dai. Assaggiamo il tuo. Sì, infatti, scusa, è rispetto tra chef, è rispetto reciproco. Beh. Forza. È tutto crudo, infatti, vai tranquillo che è tutto crudo. Guarda. Oh, bello lì. Un po' di salsina, però. No, la salsina copre molto e ti aiuta parecchio. Prendo il vomito, cacchio. Veramente? Sì. No, no, Nels. L'hai fatto tu. Nelson, l'hai fatto tu. Oh. No, però non puoi sputare una roba che hai fatto tu. Bravo, Cesi. Tonno, se tu stai più lontano, li prendi tutti due. No, guarda. No, no, vabbè, dai, no. Un pezzo di pesce crudo. Bravo Cesare, bravo Cesare, grazie. Forse scusa. Perfetto. Beh, c'è da dire anche che la dea bendata ha avvantaggiato Cesare. Sì, sì. Beh, oddio, c'aveva le caramelle, eh. Caramelle difficili da inserire, secondo me. No, perché se tu prendi cose che ti piacciono e metti insieme ti piace. Nick, ti ho visto bello goloso. Sono un po' traumatizzato. Da cosa però? Dal pesce crudo. Dal pesce crudo. Io ti dico, ne ho beccato veramente poco, quindi non mi ha dato particolarmente fastidio. Io ho paura di morire. Ma hai paura di morire? Se morirò sarà colpa di Nelson. No, Nelson, basta. Beh, in effetti è vero, c'hai ragione anche te. Giunti alla conclusione del backstage e vorrei chiudere questo backstage con una citazione. Vuoi dire un'altra volta backstage? Vorrei chiudere questo backstage con una citazione a tutti gli anime che guardo nella vita. Ok. Dario, sono pronto. Dic, tu non preoccuparti, quello che avverrà sentirai un effetto. Okay. È l'effetto anime. Siamo tutti molto curiosi da casa. Oh. Attenzione. Io vi ricordo che abbiamo la porta aperta. Al prossimo backstage.